alla fine di Marsala Parmonval, con l'ospite eccezione che ci ha ospitato nella sua radiocronaca, telecronaca, nella Galassia Unite e Riunite, Peppe Caruso, il nostro mostro di commentatore, la voce più sexy della radio. L'ospite che ospita. L'ospite che ospita. Avessi i capelli tuoi. Avessi. Faresti sfracelli, ma tanto tu lavori per radio, quindi... Non nessuno. Ogni tanto un po' di televisione. Ogni tanto un po' di televisione, il giovedì, ricordatelo, quindi lunedì noi, giovedì solo Peppe Caruso e basta. Altro che squadra antimafia e Coppa Uefa. Niente. Non ci interessa. Allora, alla fine di questa partita, io dove il secondo tempo del Marsala ci ha lasciato. Ha vinto la Parma, il Marsala parli, ha vinto la Parma, un ball 1-0 a Marsala, ragazzi. Ma giubilo. Ma di che cosa stiamo parlando? No? Non lo so, guarda, non so assolutamente di cosa parlare. Primo tempo equo, secondo me 0-0 era giusto. Prima parte della ripresa, Marsala 1912, tre chiare azioni, due sprecate da Davide Testa con un grande Conticelli, diciamo, questo giovane portiere ha salvato il risultato, fino a quando poi l'inserimento di Stassi ha cambiato le carte in tavola. Forse lì Sandri non ha reagito bene con qualche contromisura e Stassi poi sugli sviluppi di un calcio d'angolo ha portato in vantaggio la Parmonval e da lì il Marsala è sparito. Ha detto tutto lui, no, non puoi. Vabbè, ma questo no, è il mio mestiere, devo fare. Ha detto tutto lui. Ha detto tutto lui, però allora quello che voglio dire una cosa agli amici di Marsala, che erano, sono e sono tuttora scontenti di quello che hanno visto. Il secondo tempo, per mezz'ora abbiamo visto, dopo lo svantaggio, cioè sta palla presa e buttata, mai si è giocata a pallone, Messi malissimo in campo, decisioni di Sandri all'interno della gara completamente errate, cambi assolutamente sbagliati, non ha letto la partita, nel contrario pensa bene, invece forse ha sciorinato la migliore prestazione da allenatore della Parmonval. E che dire, dico, adesso per Sandri è dura, Peppe. Diversi da qualunque altro essere presente sulla terra, destinati alla grandezza. Per Sandri è dura, era già forse duretta dopo il secondo tempo visto a Pacheco. Come aveva detto lui stesso, ti ricordi, tu l'avevi commentato, mai dichiarare gli errori, essere convinti di quello che si fa, come ha commentato Piero Gatto. Adesso vedremo cosa succederà e soprattutto come la squadra reagirà in questa settimana, che è una settimana delicata perché siamo anche alle porte del calcio mercato. Anche perché comunque, dai, abbiamo visto la classifica, ancora non c'è niente, perché diciamo che è tutto aperto, quindi alle volte, sai, chi lo sa, i mali non vengono sempre per nuocere, no. Quindi può essere che si possa rimediare. No, se guardiamo la classifica, Mazzara 24, Parmonval 23, Marsala 22, insieme a Campofranca al Mussomeli, e il campionato è ancora apertissimo, molto. Non si è perso nulla, però sicuramente da uno scontro diretto contro la Parmonval tra le mura amiche ci si aspettava qualcosa di più. Allora. Prendete posizione e cominciamo. Questa era la partita che il Marsala doveva vincere e portarsi a 5 punti dalla Parmonval. Non è stato così, però dico, se è sconfitta deve servire, che serva a qualcosa. Quindi non fare gli stupidi, dire ah, quello è stato fortunato, un tiro in porta, un gol, non paga niente. Bisogna pigliare delle decisioni giuste per poter far sì che questo Marsala possa farsi il suo campionato come si deve. E per quanto riguarda, dobbiamo parlare anche della Parmonval, cavolo, questo Marsala. Grande Parmonval, oh, grande grandissima Parmonval. Grande è venuta con personalità a giocarsi la partita qua a Marsala, che è un campo difficile per tutti, perché no, è un campo di non, fuori per il, non per la Parma, ma non per la Parma, lo stavo dicendo, se mi anticipi devi parlare sempre tu, fai il maltese che mi anticipi direttamente, ti do un colpo di casco, gli apro di nuovo il casino, ti giuro che lo vado a prendere in mano. Ragazzi, mentre voi parlate della Parma, io mi sposto con il cameraman a fare un bacio che porta fortuna, così bellissimo, la testa a testa, perché le testate io mi sposto giù a fare le interviste. Ragazzi, siete grandi. Grazie di essere stati nella radiocronaca su Radio Fantastica e su Canale 2. Poi domani sera alle 20, mentre esce l'edicola, nel frattempo si può vedere anche la partita di questo Marsala 1912. L'importante è che guardate la partita e poi potete guardare noi. Tanto c'è tempo sempre per guardare. Tutto su internet, si possono guardare insieme. Ciao ragazzi, ciao. Siate tutt'uno con le lame, guidate il loro percorso. So che siete ansiosi di rispondere alla chiamata, ma il vostro addestramento non è ancora completo. Il mondo sotterraneo deve rimanere la vostra casa. Io sono vostro padre. Dovete fidarvi di me. Pazienza.
pazienza. Piero Gatto, come sempre, è illuminato alla luce santa. Dopo il post partita di Marsala Parmonval, vediamo stavolta uno non dei. Non può scappare. Non può scappare, volta. Braccato, anche perché siamo in macchina insieme. Corrado Mutolo, mister, una breve disamina tecnica di questa partita, perché ci serve qualche valore adesso da commentare. No, voi avete detto bene poc'anzi, la Parmonval oggi insomma, ha dimostrato di essere una grande squadra. Ben messa in campo, giocato senza timore, quindi insomma ho visto una grande squadra, come io sostenevo da tempo, e oggi l'ha dimostrato. Secondo me ha vinto meritatamente, perché sì, è vero che il Marsala ha avuto qualche occasione, però la Parmonval poi la poteva chiudere, e quindi insomma ha dato veramente una risposta a questo campionato che sicuramente farà da protagonista. Dal Marsala sinceramente mi aspettavo qualcosina in più, visto anche l'importanza della partita, visto che si giocava in casa, però la Parmonval si è confermata bestia nera del Marsala, quindi insomma devo dire che la Parmonval oggi non ha rubato niente. Bisogna dare merito anche a una grande squadra che oggi è venuta a Marsala senza timore. L'anno scorso tre volte le ha prese il Marsala, tu eri nella panchina della Parmonval e oggi invece sei da spettatore. E, allora, ancora non si sa per quanto, vabbè, per molto. Veniamo. Allora, invece voglio dire una cosa, Corrado. Allora, ma c'è una cosa più sentimentale: ritornare in questo campo dove c'è stato quello che c'è stato e sei stato accolto anche abbastanza bene, sì, da questo bellissimo pubblico, perché ogni volta si parla del pubblico di Marsala, invece questo è un pubblico meraviglioso, ti ha accolto bene, quindi che sensazione hai provato di entrare in questo campo dopo quello che è successo e per come poi ti hanno accolto? Ma questo insomma Un po' di emozione ho avuto all'inizio, perché effettivamente comunque anche lo stadio, quindi già di suo dà delle emozioni. Sapevo che comunque, perché ero stato invitato, quindi sapevo di essere accolto, e quindi questa è stata la conferma e mi ha fatto molto piacere. Mi prende in giro? Come ha avuto il mio numero? La prego, solo una domanda. Senta, le ho già detto tutto quello che so di questa faccenda, ogni cosa. Tecnicamente si può dire che gli allenatori l'hanno decisa questa gara, perché c'è stato un allenatore che ha azzeccato le mosse durante la gara e un altro allenatore che ha avuto difficoltà a leggere. Io capisco che criticare i colleghi non è mai semplice, ma però qua, è un dato oggettivo. Qua questa è una cosa vostra, qui mi metti, Salvo, scusami se non ti rispondo, però mi metti un po' in difficoltà, perché effettivamente dico che la Parmonval l'ha vinta perché era più padrona del campo, quindi insomma sicuramente dall'altra parte c'era un allenatore di esperienza forse oggi l'ha fatto valere, quindi insomma dire che dall'altra parte l'hanno vinta gli allenatori, sicuramente la Parmonval, come ho detto all'inizio, oggi è stata padrona del campo, era messa veramente bene in tutti i reparti e ha dimostrato veramente la sua forza. Vabbè, vuole scoprire qualcos'altro? Vada giù al molo, chieda del mio collega Sten, lui le dirà tutto quello che vuole sapere, ok? E senta, mi faccia un favore, cancelli il mio numero. Penso che di questo Marsala Parmonval si è detto tutto e noi abbiamo poco da dire. Poco da aggiungere, quando già l'ha appena commentato con Peppe Caruso, poi con il Mourinho d'eccellenza, mister Corrado Mutolo, quindi no. Cioè, quando lui parla, può dire quello che vuole. Va bene. Ti farai sempre più nemici. E l'importante è questo, perché con le edicole i nemici non mancano mai. Tanti nemici, tanto onore. Salve, buongiorno. Per chi non mi conoscesse, sono Carmelo Di Scoppa. Questa mia apparizione è per il presidente Vinci, che mi è dispiaciuto tanto, perché doveva dare una svolta a quella che non è stata. Quindi do questo premio a lui e mi auguro che la prossima volta, perché la vogliamo in Serie D, presidente, perché Marsala è una bellissima cittadina, le do questo premio, dispiacendomi naturalmente. In bocca al lupo. Bentornati in studio, l'edicola di mister Piero Gatto e Salvo Solci. Giustamente, sempre qua, sempre per voi. Abbiamo analizzato per bene quello che è successo ieri a Marsala. Adesso facciamo un doppio passo indietro, perché
no, un passo indietro, perché il Campofranco ha strapazzato il Ribera, che si è salvato la zona di scolpa soltanto per gli eccessivi, diciamo, disagi del Marsala del secondo tempo. Che è successo, mister? Ma cosa è successo? Intanto dobbiamo dare una bacchettata, anzi, è da qualche settimana che diamo bacchettate a questo Ribera, forse magari le diamo troppo adagio perché non vengono recepite, e questa volta è arrivato proprio il batostone da parte del Campofranco, che non ne sente. Io mi aspettavo qualcosina, ma non questo. Salutiamo disastro. A Ciccio. Ciao Ciccio. Ciao. E so di averlo già visto, non mi ricordo dove, ma ora c'è qualcuno che combatte contro il clan del piede. C'è un giustiziere in questa città e nessuno lo sa tranne me. Mi ha chiamato, mi sono sentito con il DL Schillaci, che ha tenuto a precisare una cosa. E io ci tengo a dirlo perché io sono veramente contento. Allora dice, Mise, intanto io rinforzerò la squadra a dicembre perché punterò a vincere il campionato. Mamma mia, punterà a vincere il campionato. Avete capito? Il Campofranco. Dichiarazione del Dieter Schillaci: rinforzerò la squadra perché punterò a vincere questo campionato, che mi sembra abbordabile e alla nostra portata. Ed hai ragione, direttore. Io noi siamo concordi. Se mi dici questo, che ci sono state voci che molti giocatori devono andare via da Campofranco, lui ci ha tenuto a precisare. Io ho chiamato perché di qua non si muove nessuno, sì. Anzi, io rinforzerò. Quindi le voci riguardante Polito, Serio, Nonigro, Panepinto, signori concorrenti, rimangono molto, perché da Campofranco non se ne vanno. Rimangono tutti, e questa è la cosa positiva. Quindi, io lo so, e ora ho la mia storia, quindi questo è il mio momento, basta schiuma nel caffè. Che cosa? Questo è un avviso fatto alla Parma, un balle fatto al Marsala. Abbiamo un'altra che si candida a vincere il campo. Finalmente abbiamo uno, e sappiamo che vuole vincere il campo. Comunque facciamo anche un plauso al lavoro del giudice. Del giudice sembra quantomeno doveroso. Ma ragazzi, una squadra che va a Ribera a fare 5 gol tranquilli, perché ecco, il campo è buono, non è buono, e perché il Marsala si è lamentato del campo di Mussomeli, che onestamente va rifatto, perché dobbiamo, ricordo sempre che questi campi vanno rifatti, perché non possiamo andare avanti con questi campi in terra. Però vedi, il Campofranco è andato a Ribera, è andato a fare 5 gol, quindi è veramente una prestazione al di fuori di ogni dubbio. Si va a mettere in una posizione bellissima, terzo posto in classifica, a 2 punti dalla vetta, insieme al Marsala, a 2 punti dalla vetta. Quindi in tutto questo, come vedete, i due pazzi hanno detto che il Campofranco avrebbe stato nella zona playoff minimo durante il campionato. Abbiamo smesso di fare cabaret e facciamo soltanto previsioni. D'accordo, ci serve l'apertura per stasera. Chi ce l'ha? Importante riqualificazione per la zona sud di Manhattan. No. Il giovane Camarat di Renato Maggio fa su il derby della montagna per la terza volta di fila. Questo è un numero straordinario. Non ho più parole di elogio per Renato Maggio e per questa squadra, che avevamo dato per sfasciata, perché sì. Vedi, noi ci assumiamo quello che diciamo, perché quello era 3 settimane fa, proprio si parlava del vabbè, l'ha detto Renato. Forse quando parla Renato lo fa apposta, quindi lui dice, io dico così magari le cose si aggiustano. Infatti dopo quella dichiarazione e quell'esordio di Renato Maggio in quella sua dichiarazione, pare che le cose siano cambiate, non so fino a quanto, non lo so, perché non ho sentito nessuno da Cammarata, però fatto sta che questo Campofranco, questo Camarat, non finisce di sbalordirci. Certo, i movimenti di mercato però non si placano, perché qua è dato anche l'autore della vittoria decisiva di ieri, Scilluffo. No, non lo dire. C'è voce di Radiomercato che lo dà di pronto ritorno a Favara. Poi se la pigliano con noi. Dico, Radiomercato dice che è pronto il ritorno a Favara di Scilluffo, quindi l'autore del gol che ha determinato il successo di ieri. Fate finta che non vi abbiamo detto niente, perché poi dice, ma chi te lo ha detto? Non lo possiamo dire. Noi non vi abbiamo detto niente. Volevi che mettessi niente
al notiziario della sera. Certo che no. Sai, farò finta di non aver avuto questa conversazione. La cancello dalla mia memoria. E il resto di noi adesso tornerà al lavoro. Andiamo. A prescindere da questo, dopo la vittoria a Mazara di questo Camarat, ieri si è bissato, battendo un San Giovanni che noi ci aspettavamo. Poco convincente, vero? Ci aspettavamo un San Giovanni diverso. Diverso. E quindi qui Chico insomma, forse non ha lavorato bene sulla testa di questi giocatori, perché la squadra è forte a San Giovanni, quindi chi, mister, lavoriamo sulla testa, perché, insomma, qui c'è gente che non può non fare che bene, quindi ci aspettiamo comunque un San Giovanni che risalga. Io sono sicuro che, sono sicuro che questo San Giovanni comunque ce lo ritroveremo in altre zone, non in quella attuale. Intanto hanno perso un ennesimo derby. Non è una sconfitta, diciamo, da poco, perché sai che comunque i derby, dato che ieri è la giornata di derby anche per Milan-Inter, diciamo, la sconfitta nel derby è pesante, ti rimane per tue come macchia. Ma poi San Giovanni Camarat è un derby proprio fratici, proprio fratelli, sì, famiglie. Famiglie, una che strada sono, che separa, diciamo, stanza da pranzo, camarata, stanza da letto San Giovanni, ma guarda, non sto scherzando, è così. Però la cosa bella del calcio è un grande spettacolo delle tribune, grande giornata di sport, una giornata bellissima sotto questo punto di vista, e quindi sempre complimenti, soprattutto camarata, oltre a chi la gioca, a chi la vive, che sono i tifosi, che è la cosa più bella del calcio. Ritorna al successo la Profalara, dato che ne abbiamo parlato poc'anzi per Radio Mercato. No, non faccio mai parte di Cordaro, Fogni, poi sempre Cordaro. Io non ricordo, non voglio parlare. Ma non è colpa mia che parlo sempre di Cordaro, è che quest'anno più delle altre stagioni ho deciso di fare soltanto grandi partite. E non voglio parlare. Parlo sempre di Cordaro, di Poli, pare che non è mica. Io lo dico. Non è colpa mia, è quella. Ce l'ho, se chi sei non ce l'ho. Cioè, non è che... Poi ieri anche Bellavia ha fatto una bella partita, però la classe di Cordaro gli è piaciuta. Ieri eravamo resti fra di noi, no? Ieri eravamo a Marsale, ma non dice che ha fatto Dattilo 0, Cordaro 1. Ora io non lo so cosa ha combinato Cordaro, io non lo so e non ne voglio parlare. Non lo vuole mi sento perché sembra pare me frate, no? Però ieri ripeto, non lo sappiamo perché noi che abbiamo visto la partita. Beh, intanto ha segnato Leone, non ha segnato Cordaro. Non ha segnato Cordaro. Ma non abbiamo mai visto un nemico così. La sua forza, la corporatura, non è umano. Però la cosa, come mangiare due partite con sé. Beh, comunque... un neo lo dobbiamo trovare a Cordaro. Forse se l'è conservata, mi ha detto per domenica. Ma c'è mai chiedi domenica? A me ha detto che se l'è conservato per domenica. Oh, allora. Io non so che dirti. Parliamo di questo. Grande complimenti a Toti Longo, perché ha dato veramente solidità a una squadra che a questo punto anche lei ambisce delle posizioni di vertice. Come ho già detto in precedenza, Radio Mercato riporta che Scilluffo dovrebbe probabilmente tornare a Favara, quasi fatta. Invece vogliono rinforzare. C'è anche un interesse per Filippo, che è un under del San Giovanni, e per Priolo. Adesso vedremo quello che si concretizzerà. Hai visto? Musica! Musica maestro! Musica maestro! Io non ho mai creduto alle favole. È a questo che vogliono ridurre il clan del piede. A una fiaba, ma il clan del piede sarà capace di risorgere. La partita l'ha fatta il Profavara, il Dattilo veramente poco, veramente una squadra diversa, una squadra che Formisano in cui non riesce forse a trovare il bando della matassa, perché anche ieri, ripeto, ci sono stati 60 minuti proprio di targa con soltanto Profavara fino al gol, poi al gol Longo ha retto il baricentro della squadra, ma veramente poi ha controllato le sporadiche iniziative del Dattilo. Ma io sono sempre del parere, comunque Formisano, questa è una partita che deve giocare al sangue, perché insomma è una diretta concorrente, quindi questi sono tre punti pesanti, poi in casa
Veramente si fa complicata la situazione, eh? Sono tre punti. Comunque io sono sempre fiducioso per il Dattilo, però questi tre punti mi preoccupano parecchio, perché adesso non fanno parte di quei punti che puoi anche perdere, però, questo col Prof. Parà in casa. Sono tre punti veramente. Ma il problema non è il risultato, secondo me, Piero, è l'atteggiamento che è stato tenuto da una squadra che non è mai riuscita a creare patemi nella retroguardia del Favara. È una squadra che veramente il Favara è andato lì, ha controllato la partita, è andato in vantaggio, ha messo pressione e poi però soltanto veramente pallacce per cercare Parisi e De Benedictis. Poi è uscito De Benedictis e andavo scarpinato, però dico, non è che qua c'hanno la sfera magica. Con quell'attacco lì non devi servirli meglio, cioè non inserire, sì, con quell'attacco lì non è normale. Comunque ripeto, il Dattilo questa occasione non doveva buttarla così al vento, perché erano tre punti preziosi. E quindi ora va domenica, va a San Cataldo, capito? Quindi ed è un'altra battaglia, un'altra battaglia. Siamo attenti al Dattilo. Nessuno fermerà il nostro cammino e otterremo la vittoria. Il progetto continua a perdere. E dopo le dichiarazioni rilasciate venerdì da Russotto, da Russotto, inutile quasi continuare, diciamo, a dire qualcosa. E in tutto questo, onestamente, mi ha colpito soltanto una cosa, Piero, che nessuno si sia fatto sentire da parte del centro sportivo Le Siepi. Quindi quello che ha detto Russotto la diamo per buona, perché io mi aspettavo qualcuno a dire una, cioè, insomma, alla fine si risponde, però non dare risposta vuol dire che tutto quello che diamo per buono. Quello che ha detto Franco. No, anche perché Franco si è esposto Russotto, si è esposto anche Giuseppe Diminica. Dico, adesso sono due voci. Se due indizi fanno una prova. Io ascolta, io dico una cosa. Intanto saluto Giuseppe Diminica, che spero di vedere pezzi da un bel po' che non lo vedo, sì. Diminica. Grandi risultati con i ragazzini della Conca d'Oro. Io non mi aspettavo questa risposta di Diminica, perché non li conosco i fatti, quindi evidentemente c'è qualcosa. Ha dato forza a quello che ha detto Franco Russotto. Infatti io ho detto, ma chi vuole dire Giuseppe? Boh. Comunque sono problemi vostri, a noi non ci interessa. Puoi parlare della partita, quindi salutiamo Giuseppe Diminica con affetto. Io direi solo che volevo dire una cosa, perdonami, sì, Franco. Ti posso dire, guarda, però ti giuro, ora non sto scherzando, ora quando babbiamo. Io ero convinto che il Mondiale facesse il risultato col Pacheco. Io ero veramente convinto, e perché insomma se non ti giochi allenatore, tra parentesi, ha cambiato allenatore, non ha mica cancio giocatore, insomma la squadra quella era, e quindi non è che ha potuto fare niente. Quindi se non riesci a fare il risultato col Pacheco, picciotto, ma allora veramente qualcuno ha fatto X punti. Quindi io ero veramente convinto che qualche brutta giornata gliel'avrebbe data al Pacheco. Invece 3-1, anche se è passato in vantaggio, perché come al solito i ragazzi si impegnano. Anzi, io vado, io ti dico, guarda, la chiudo così. Io voglio fare i complimenti a questi ragazzi del Monreale, perché sì, danno l'anima per cercare di arrampicarsi su questi specchi, dannola. Quindi complimenti, ragazzi, voi non c'entrate niente. Quindi ogni volta che qualcuno attaccherà questa città, io sarò presente per impedirglielo. Il ritorno del Pirata dei Caraibi, che dentro casa nel suo vascello personale non se ne fa scappare una, grande Lucio Sapia, che come sempre dentro casa fa suo il risultato di tutto il bottino, quindi fa questo arrembaggio alla capolista Mazzara, che è costretta a fermarsi. L'ho studiata. L'hai studiata? Va bene. L'hai capita? Questa l'hai vinciuta? L'ho vinciuta. Questa volta i ragazzi hanno fatto quello che ho detto io. E ho riconosciuto la mia squadra. Non c'è stata parte. Sei un grande! Bravo! Ti vogliamo tantissimo, ciao, bene, ciao. Ti stimiamo, ma... ed eravamo sicuri che vincevi. Però sai una cosa, io abbiamo saputo che ci manda i saluti tramite Peppe Caruso e noi ti ringraziamo, e quindi ricambiamo i saluti, sì, al nostro amico Sapia. Vedi, mandare i saluti a noi porta bene, quindi... Infatti, i saluti e hai vinto una partita. Una grande partita con un grande Guastella. Comunque bisogna dire che il Mazzara ha giocato male.
E quindi dopo la partita, che comunque è stata diciamo incerta nel risultato contro il Camarat, quindi ci poteva stare che... Invece ieri il Marzala ha giocato male. E ho risentito di nuovo la solita storiella, il campo. Terranova, e noi ti vogliamo bene, è giusto, però si è perso, dai, certo, però, ci sta. Però il campo dei Mussomeli bruttino, Fa schifo. Noi lo dobbiamo rifare questo campo, è giusto, quindi rifacciamo. Comunque, ragazzi, il Mussomeli è lì. Mussomeli 22 punti, a 2 punti. Ma sono tutti a 22. E domenica il Mussomeli, vediamo cosa fa. Va dove? A San Giovanni. San Giovanni. Quindi vedi, anche domenica. È un'occasione per tutti, ecco. Perché il Mussomeli va a vincere, se va a vincere, se San Giovanni. Ecco, un'altra grande partita. Lucio Sapia, quindi Però un'altra cosa dobbiamo sottolineare. Mussomeli continua a vincere in casa, solo in casa, quindi ora bisogna sfatare questo tabù della trasferta, amico mio Sapia e tutti gli amici di Mussomeli, bisogna cercare di andare a fare, se si vuole ambire a certi risultati, bisogna fare risultati fuori, se no non si va da nessuna parte. Oh, sentite, sta facendo la sua voce da Batman. Sento il carapace che stringe. Vi stiamo sentendo. Dunque, dopo la palma un ball, se monta luce le verde, perché non c'è spiegazione. Libera Marmi, ma che combini? Complimenti alla San Cataldese. Molti. Però questa non è allora, se noi togliamo il break fatto con la vittoria con la palma, è già da 6 partite che Libera Marmi non si è inceppato qualcosa. Quindi non vuole che quello che abbiamo detto noi è vero. Cioè, ora vuole fare la squadra di calcio ed ha perso quella freschezza, quell'incoscienza. Sì, appunto. Anche quell'incoscienza che era vitale per questa squadra. Anche perché la batosta è stata forte. Dentro casa, 3 cappellate, grande protagonista Gaetano Lococo, un fuori categoria. Quando ce l'hai in squadra, parti già dall'1-0 ed è indubbio. Voglio dire, io secondo me, guarda, veramente. Ecco, aspetta, rispondi a questa domanda. Secondo te sono più i meriti della San Cataldesi questo 3-0 o più i demeriti di un Rivera Marmi un po' spento? Io questo mi domando questo, cioè io, purtroppo ripeto, noi se non vediamo le partite non possiamo allargarci. Vediamo spezzoni, noi possiamo vederle tutte. Non possiamo allargarci più di tanto, anzi, a prescindere di tutto quello che noi possiamo dire, se c'è qualcosa, io vi chiediamo scusa anticipatamente se diciamo qualche cazzata. Però 3-0 tipo è senza discorsi. Io dico questo, secondo me questa squadra ha perso quell'incoscienza che aveva all'inizio, quella freschezza, quella genuinità che può caratterizzare una squadra giovane, perché se tu hai una squadra giovane non la devi frenare come se hai una squadra però, grande. Però Stefano Pericano, diciamo, il 90% di questi ragazzi li ha allenati negli allievi. Ma questo va anche, noi abbiamo dato il premio di scoppa la scorsa settimana a Stefano, a Pericano, proprio per questo motivo, perché Pericano li conosce questi, quindi lui ha iniziato continuando percorso. Questo percorso spensierato e spregiudicato, senza guardare in faccia a nessuno. Poi quando ha preso coscienza di quello che stava facendo, ha detto, ma un minuto. Siamo ninja, siamo mutanti. Tecnicamente siamo tartarughe, siamo adolescenti, ma possiamo comunque fare conversazioni da adulti. Con questa squadra, secondo me, stai pagando... Sì, lo scotto, la categoria la sta pagando dopo. Ma no, perché se giochi, se scendi in campo, nel campo degli avversari, quindi se fai il gioco degli avversari, perdi. Tu puoi vincere se loro fanno il tuo di gioco, che è quello della gioventù. Sì. Tu devi essere spavaldo, vai lì, o perdomi, ma fregatene. O fai 3 gol, ne prendi 4, fregatene. Tanto il campionato di Rivera Marmi deve essere quello di lanciare questi giovani bravi. E lo state facendo bene. Lo state facendo bene. Però da qualche partita a questa parte volete fare la squadra.
E così non va bene, invece la Sacra Tardese dobbiamo veramente fare i complimenti a questa Sacra Tardese. 19 punti. E io sono convinto che al mercato la Sacra Tardese si organizza e si fa il suo. Ma l'abbiamo sempre detto: San Cataldo è una squadra, una società esperta. Ma dico, riuscirà a trattenerlo Coco? Perché a questo punto. Perché no? Fa gol a molti. Radio Mercato lo vede. Ma il Sale Domenicato le casca! Se non lo finire il Sale Domenicato, Coco. Stai a San Cataldo che abbiamo bisogno di te perché sta facendo un bel campionato la San Cataldese. E chi lo sa, dai, vediamo, dai. Sera di Falco Alcamo è una partita dove io per la prima cosa aprendo i social stamattina già subito ho imbattuto in una grande polemica. Ah, vero? Una grande polemica. La voglio aprire con la polemica. Prima della polemica voglio facciamo i complimenti a Caramanna. Certo che faccio i complimenti a Caramanna. Allora, Caramanna, complimenti! O puntici e do la vittoria con l'Alcamo, una grande vittoria con l'Alcamo. Sappiamo che non è facile. Complimenti a Caramanna che non ci conosciamo, però ti faccio i complimenti. Ora torniamo alla polemica. Allora, praticamente c'è stata una cronaca della partita. Da parte di chi? Da parte Alcamo. Ah, parte Alcamo. Che non è piaciuta a, penso, il più famoso rappresentante della tifoseria di Sera di Falco, anche se non sta a Sera di Falco perché sta nel Milanese. Davide Butera, in arte David But. È una cosa, Davide Butera non ci condivide più i video. Ma vabbè, lo farà sicuramente in questa Davide momento. Ma non è perché siamo scontati in una piccola discussione. Siamo pure in interisti, allora, condividi Davide. Vi leggo le parole di David But, che dice: il giornalista presunto tale esordisce nel suo articolo con una frase alquanto infelice: Alcamo sconfitto dai modesti nisseni e per di più in campo neutro. Complimenti per la sportività, considerazione e imparzialità nel giudicare la partita e l'avversario che ammettiamo per un attimo sia modesto. Non merita comunque il rispetto. Il problema è che tanti hanno mania e convinzione di grandezza e un bagno di umiltà non guasterebbe. Onestamente, è una persona sempre corretta e a modo. E anch'io ho visto eccessivamente casalinga, diciamo, il racconto da più parti, diciamo, della partita. Va bene, vuoi incontrarmi subito? E io starò al tuo gioco. L'Alcamo non ha fatto tutta questa grande partita e voi non fare credere. Però, dico, il Sera di Falco ha fatto il suo, cioè prendersi tre punti dentro casa. Io dico sempre, se le valutazioni di una sconfitta vanno fatte in una maniera... perché la sconfitta alle volte non è dannosa, perché la sconfitta, se tu la analizzi bene, serve per farti crescere. Se poi tu vai a dire il terreno, l'abito, un malo tempo, l'acqua, allora fai del male e non cresci. Poi, per quanto riguarda quello che dice Davide, io condivido, perché Sera di Falco è una piazza è veramente... Una piazza bella, una grande tifoseria Una grande tifoseria, ha avuto il momento bello l'anno scorso, quest'anno insomma sta cercando di salvare la categoria, però effettivamente c'è un po' di rispetto, perché tu senti ad Alcamo, ancora ci ricordiamo la Serie C, l'Alcamo, dimostriamo in campo i nostri valori reali, i nostri valori reali. Quest'anno e l'Alcamo non sta facendo vedere un bel calcio. Distruggete questo posto. Perché noi abbiamo visto diverse partite dell'Alcamo e devo dire onestamente che non si vede un bel calcio, nonostante la squadra non è male. Non è male. Quindi andiamo a vedere, ad analizzare realmente quali sono i problemi. Quindi non diamo... Perché anche perché dicendo modesto a un Sera di Falco non fai altro che aggravare la posizione tua, perché se perdete contro una modesta squadra non la Alcamo chi cos'è? Niente. Quindi tra parentesi c'è da dire che dopo il gol che hanno preso da Sciacca al 20° del primo tempo poi non c'è stata una minima reazione, cioè dopo 20 minuti è finita la partita. Dico, devo andare a cercare va bene, quindi
ripeto, noi non andiamo mai sul particolare quando non siamo sicuri, quindi non vediamo le partite. Però voglio dire, io dico agli amici di Alcom, perché noi ci teniamo come ad Alcom, a Marsala, a Mazara, che queste grosse piazze vadano avanti, perché devono portare in alto il nome della Sicilia nei campionati superiori. Quindi Alcom è una cittadina che merita sicuramente non l'eccellenza, però non è così che si va avanti. Nella promozione del girone B, Rocca prende il largo battendo lo scontro diretto a Mamertina e va a più 5. E vabbè, ma dico, non c'erano dubbi sul fatto che Rocca dominasse questo campionato. Ha vinto 2-0. Con Mamertina. Secondo in classifica. Vedi come si fa a vincere il campionato? Così si fa. Comunque Rocca non facciamo ancora le montamate in Sardegna, perché all'inizio del campionato ha avuto questa e poi ha avuto questo declino. Ora, stiamo risalendo di nuovo, però mi raccomando, non ci montiamo la testa e continuate così, che insomma state andando per la secondo bene. Si va a piazzare anche Paolo Scalia, che vince fuori casa una partita difficile a Mistretta, perché Mistretta il campo è abbastanza complicato, era una partita dove Mistretta 18 punti, ma Paolo è secondo, ma che sa più che da Balotelli, Paolo prenderà pure Balotelli. Comunque Paolo è secondo, e... però si ferma il Cefalù perché 1-1 fa soltanto dentro casa col... non lo so onestamente, cose strane, perché 1-1 dentro casa con la Roccella gioca da sabato. E il Cus però Minutella, che fai? La mia teoria è che ci siano dei giustizieri che combattono contro il clan del piede. Credo che lei e mio padre li abbiate creati in laboratorio. Il Cus che si ferma col Sinagra, va a perdere 2-0 lì, però peccato, perché una battuta d'arresto, cioè, il Cus sarebbe stato secondo da solo. Veramente, peccato, 25 punti. È veramente un peccato. Invece passiamo dell'altro girone, alla promozione A. Cosa abbiamo? Ah, grande Mimmozzo Bellomo che se ne sta andando. 29 punti, Mimmo Bellomo che vince con lo Sciacca. Ah, Mimmo! Special one, dai. E in promozione fa bottino pieno, perché secondo me sto campionato lo va a vincere tranquillamente. Si ferma! Delfini, Virginia, Raffadale 1-1. È un bel pareggio questo. Un bel pareggio, grande pareggio da parte dei Delfini, assegno di Stefano. Di Stefano, e comunque sono queste partite che magari in altri anni avrebbero perso, bravo, sono riusciti a ciuffare il pareggio. Sono Delfini? Sono una bella posizione, 19 punti e sono in piena zona playoff. Bravi. Onestamente sono veramente molto contento per loro. Io credo in ognuno di voi, credo nel vostro spirito e nella vostra intelligenza, nel vostro potenziale. Ah, c'è stato cambio in panchina, Aragona, per esempio, che c'è Pinuzzo la Bianca. Vero, Pino, fino a me, mica per 3 anni con l'allena. Dopo il pareggio mi sembra che Pinuzzo la Bianca, Aragona 2, Borgata Terranova 2. Bravo, quindi questo pareggio Borgata col sempiterno Nino Barraco, salutiamolo, perché noi abbiamo saputo che ieri eravamo là a Marsala. Quindi si rivede un altro allenatore. Si rivede un altro Pino allenatore. Pino la Bianca, sono contento, dai, bravo. E il Carini, invece. Beh, davvero. Ma che come l'hai? Non per Robè, perché in carità, io Roberto, io non posso parlare, ma no. Sono tutti amici miei. Penultimo 11 punti. Cioè, ora scusate, ora facciamo finta con c'è Roberto Werner in panchina, perché mi sentiva per chi. Ora, senza offesa per Roberto. La squadra è buona, Piero. Ma Gigi, ma per quale motivo? Non è una squadra da 11 punti. Per quale motivo? Allora, se Gigi faceva delle scelte, può essere che erano quelle scelte che faceva Gigi, però che non andava bene. Non è una squadra che può essere per ultimo in un campo di promozione. Allora, ragazzi, cioè te lo dico perché dico, sono miei compagni, non è che cioè, io ci ho diviso una preparazione. Ma dai, sono tutti amici, no? Siete tutti amici, no? Però ragazzi, allora loro ci seguono, quindi sì, diamo qualche cosa. Ma infatti rivolgiti allo piccolo, ma in prima persona. Allora, qua non è il problema Guarneri, qua è il problema che magari qualche decisione presa da Gigi non è stata apprezzata, o magari qualche risultato non è venuto, perché magari se perché il calcio è sempre un problema, giocate chiede, però ragazzi, l'allenatore lasciateli tranquilli, ognuno deve fare il suo ruolo. Si viene da una retrocessione, perché mi darebbe fastidio, perché hanno trovato la promozione da un ripescaggio, finalmente sei in una categoria che conta, l'avessimo a perdere per fare i catene, è giusto, quindi lasciamola tranquilli gli allenatori,
perché Roberto Guarneri è un bravo allenatore, però Gigi Pessi Giacomo non è che era scarso. Quindi, siccome qua subito si piglia una decisione troppo alla leggera, quindi adesso purtroppo Gigi non c'è più, però la stiamo travagliando a Roberto tranquillamente, perché secondo me non può essere questa squadra. Non è da 11 punti, non scherziamo le cose serie. Comunque, se c'è qualcosa che non va, chiamateci. No, ce li siamo scambiati più di una volta. Vabbè. Un saluto a tutti gli ascoltatori per l'ennesima puntata scoppiettante dell'edicola di Mister Piero Gatto. E del ricercato Salvo Sorci. Ciao e grazie sempre, siete migliori voi che ci seguite. No.